buongiorno, qui è la Pina che vi parla in galleria con la Peppina. Stiamo andando in quel di Nizza perché il 22 settembre è stato il mio compleanno e quindi j'adore. In Francia dovete sempre tenere le monetine a tiro perché ci sono le macchinine tipo slot machine dove si va con la monetina e quindi bisogna prepararsi. Quindi adesso già mi... invece qua. Quanto costa? Quanto costa? No, qua si vende il biglietto. Ah, ok. Niente. Vabbè, qui allora è come in Italia. Che si è bloccato? Non è questa la macchinetta francese. Ah no, si paga. Ah, non c'è il coso. C'è il basket. Sì, c'è il basket. Ah, è vero, perché prima, cioè, si mettevano le monetine e poi c'era appunto il basket sotto, perché se mette 5 euro ovviamente le te le recupera, così almeno non le, no, non le perde. E le conta anche, che bravi che sono. Invece qua, sti cavoli. 1-1. Poi tiri anche la levettina e vinciamo qualche cosa. Vabbè, però 2,30 euro per quanti chilometri, Giammi? Per il prossimo tratto, il pagamento anticipato. Perché in Francia praticamente ogni 8 km si paga, quindi se dovete fare un giro della Francia preparatevi un bel sacchettino di monete come se doveste andare a Las Vegas. Ah, vedi che cazzata? Cosa? Perché se ci ferma la dogana io ho le borse della moto ma non ho le chiavi. Quindi se ci ferma non siamo in grado di aprirle? No. E pensano che trasporti droga? Esatto. Se non torniamo indietro sapete il motivo. Bene. Ma ci difenderà The Peppin, che parla perfettamente inglese, francese e tedesco. Eh sì. E il quaccarese. Questa è la nostra stanza di albergo. Siamo separati, io e Giammi, quindi stanotte non so come faremo. E questa è la vista dal nostro alberghetto, che siamo a due passi dal centro della zona commerciale. Una, perché ci abbiamo perso 20 minuti a trovare parcheggio e ho una fame boia, quindi mie padre. Qua è la stazione di Nizza, dove se non volete venire con la macchina potete venire tranquillamente con il treno. E appena scendete dalla stazione ci sono delle fantastiche biciclette a noleggio e il giro che vi consiglio è di andare subito verso destra a Gola, che ricorda molto quella russa di Mosca. Invece alla sinistra c'è tutto il vialone dello shopping. Quindi adesso noi andremo verso destra a vedere la cattedrale di San Nicola. Dato che la sfiga è sempre dietro l'angolo, la cattedrale è in restauro, come potete vedere, non si può neanche entrare, che tra l'altro l'interno sarebbe la cosa più bellina. La cattedrale di Notre Dame, molto carina dentro. Questo siamo sulla Avenue Jean Médecin, il mio francese è ottimo. Lunga arriva la piazza del Massin, che è bellissima, c'è una bellissima fontana, anche detto di Amassena, come dire, di scherzo, ed è piena di shopping, quindi se volete fare shopping questa è la via giusta. Eccoci, questa è sempre la via dello shopping, dove ci sono tutti i negozi e come potete vedere
sono i binari, perché qua passa il tram, come avete visto prima, uno che va e uno che viene. Ci sono un sacco di negozietti. Questo è il caffè del Cointro, molto famoso, molto chic. Ecco il tram che sta arrivando. Adesso vi faccio investire. Quando cominciate a vedere i palazzi rossi, siete vicini a Plaza Massena. Adoro questo negozio che c'è anche a Milano, ma vende qua e di dimensioni apocalittiche, perché vende tutte queste cagate. Mi piace un Pippina cosa dice? Vuoi uscire? Fammi vedere Pippa! Non te ne passa! Ok, sarà fatto. La nebbia di Nizza! Ci troviamo in Piazza Massena. Questo è il giardino dove c'è questo specie di gioco d'acqua, dove ci sono queste fantastiche bocchettone, dove ti rinfreschi circa e poi invece circa ogni mezz'ora fanno un giochetto d'acqua con tutti le fontanelle e il gioco preferito dei bambini. Io mi sto rinfrescando in città e quindi dalla nebbia di Nizza in Piazza Massena continuiamo il nostro cammino. YouTuber allo sbaraglio, ho cancellato il resto della giornata con la mia prestazione acquatica, ma tranquilli, domani un altro video su Nizza, questa volta intero.